Ma basta, fate le camere, grazie. Che fate? Una canzone, che fate? No, un video per YouTube. Ora? Ma che dici? Ma molto bene. Cioè, stanno a parlare solo bene del qua, quindi. Sì, ti pare. Stanno a parlare solo bene. Poi io stavo di proprio, oh, devo parlare dei semi. No, no. No, sono chiamata prima apposta io! Allora, l'hai salvato, guarda, sono giù. No, tu capito, quando è così riprendi, perché sennò, capito? Sì, hai stato all'oggi, è l'unica con cui non vuoi problemi. Ecco qua, ci sta. Sta fuori in balcone. Gli ha dato un avviso, perché poi stava a passare con la telecamera. Ma questo è il posto per farsi arrestare. Ti vuoi far arrestare? Sì. Qua mi ha arrestato l'interfono. Qua? Nel 2008, 2008. La gitante qua, quanto ci sei stato? Un anno. Scusa, però per farla di tante, io so che c'è bisogno permetterselo, nel senso dietro a chi ti fa la spesa, chi ti fa spesa, oppure più uscivi di. No, non ci stava mio fratello con me. Ah, che ti aiutava. Poi stavano amici, mi portavano di qua, di là, poi quando uscivo con un altro nome. Però c'avevo sempre paura quando mi fermavano, capito? Se me... Che gli dicevi se ti hanno mai fermato, sì, no? Sì, ma mi fratello diceva un altro nome. Non c'è documento appresso, lo controllo il nome, non c'è un devi per forza. Ah, però perché tu facevi la di tante, ma è un altro stato, quindi. Sì, in Germania. Ecco, per quello no, Germania. Forse. Sarà più difficile, un anno così è tosta, eh. No, no, è dura, ma poi la paura sempre ogni volta che va in giro, destra, sinistra. Poi intercettazione e cose varie, e l'Inter poi ho preso. Mi sono in resta fino a sopra. Sì, che un nero è stata a me a casa, però comunque sono venuti. E poi come ci avete tra l'altro detto, come dell'indulto e... Mi hanno messo dentro, poi ci stava l'estradizione, l'avvocato è riuscito a fare in modo che non veniva estradato perché uscì una legge nel 2007 che... Un cittadino italiano che viene a commettere un reato all'estero ma viene arrestato nel paese suo ha diritto di scontare la pena nel paese suo. Allora così non sono stato arrestato, sono ancora stato dentro là. La Germania se tra 7 anni sono 7 anni, non è come qua che un terzo esce, no. In Italia 7 anni sono 7. 7 anni sono 7. Magari un è 7 un giorno. No, che quando fa, allora, il domicilio ci stanno in Germania, che quando fa quello che poi entra la sera in carcere e il giorno vai a lavorare. Oltre a semi quello, libertà. Semi, se sono 7 anni, tutti e 7 anni te fai. Sì, eh. Cari amici di Scuola di Botte, oggi a grande richiesta siamo venuti al quartiere Europa di Anzio, anche dette le Vele di Anzio, e vogliamo illustrarvi questo quartiere, questo complesso di palazzine che tanta gente ci ha chiesto, oh, ma perché non vai là, perché non ce lo fai vedere, perché ci stanno un sacco di cose brutte. Il grande maestro Sarchiodo, che conosco personalmente, grazie, sta qui in rappresentanza della sua palestra che sta in un altro quartiere qua vicino. Quartiere dello Zodiaco, quartiere dove adesso andremo. Dove adesso andremo. Credo che, Peace and love. Che oggi si è preso pure la libertà di mettersi in canottiera perché voleva umiliare Mattia. L'altra volta mi avete fatto la fa la sauna. L'altra volta tutti grossi, tutti i culturisti, a Mattia sei diventato piccolo. No, sono quelli che sono gonfi. Noi stiamo qua, se vi interessa rimanete, se no oggi fra le chiappe non vi mettete niente. Ma così oggi rivoluzione. Corriere che consegna della, qui in zona. Della zona, sì, sì, sì. E sì. C'hai mai avuto problemi qua in zona? No, assolutamente. Ti è mai capitato uno? Dammi il pacco di quell'altro. No, no, ecco, c'ho la consegna oggi a un ragazzo qua. Normalissimo. Conosci tutti? Sì, sì. Perciò vai quasi, detto. Quasi tutti. E invece quasi in generale tutti. Gente maleducata la trovi? Ma no. Non qua, dico in generale, da altre parti. Quella si trova dappertutto. Qua no, tranquillo. Ma ti hanno mai offerto il caffè? Venga, se prende una bottiglia d'acqua. Quello no, perché vado un po' di corsa, allora dico come se avessi okay. Già fatto. Tutto là. Quello è vero. Fermi, quartieri criminali purtroppo non sta avendo il successo di prima, quindi se mi fermate un attimo, ragazzi, siamo qui ad Anzio, località di mare, e questi due ragazzi si prestano per feste private, escono dalle torte e le donne li possono toccare. Possono toccare i muscoli. Oh. Allora posso dire una cosa? Di lavoro, visto l'altra volta qualcuno ha cagato il in merito a come ero vestito, ma dovete sapere, perché non sapete retroscena, no? Che io stavo, 40 minuti fa, stavo al mare, in spiaggia sul lettino. Umiltà, Mattia, umiltà. Però, quindi umiltà. Sono venuto, anzi avevo chiesto a Simone, senti, ma se vengo in ciabatte è troppo. E lui mi ha detto, vabbè, e mi sono messo le scarpe. Ma questo è un senza costume. Senza calzini. Ti vorrei informare. Senza cascata. Una domanda, ma pure a Roma Termina per tutto stai così, stai sempre a male. Non ho capito, questa è una scusa. Ti vorrei informare che si chiama lavoro. Anche io fino a 41 minuti prima di andare al lavoro sto in pigiama, mi vesto e vado a lavorare con la divisa. Ma questo sarebbe... E poi stanno a fare quartieri criminali, non è che stanno a fare... Stanno a fare quartieri criminali, mica quartieri bagnini.
di casa per fare la spesa, giustamente torna a casa con il carrello e la spesa. Perché è lontano. È pesantuccio, lontano non tanto, però è pesantuccio. Fai conto che sfami la famiglia dei 4-5 figli, so almeno 6 buste. Quindi ecco, quello è il sistema migliore. Fai una fila di carrelli. I punti di ritrovo quelli sono. Non ci sono punti di aggregazione oltre... Oltre lo stare sotto al palazzo non più di tanto. Quindi al massimo vai lì al bar, approfitti dei 10 minuti di tregua, però principalmente tutto si fa sotto casa. Si mangia sotto casa in 10 persone insieme, si beve sotto casa tutti insieme, si fa serata a casa tutti insieme. E il bello del quartiere alla fine è questo, se cresci tutti da piccoli insieme fino a diventare grossi tutti insieme. Nell'androne del portone, del palazzo? Sotto l'androne del palazzo, sì. Ci la ributtano poi? Penso di sì, guarda che c'è sta qua. È la vita di tutti i giorni, c'è solo un cambio di generazione in pratica. Quello piccolo imparerà da quello più grande, il prossimo, il fratello più piccolo farà quello che ha fatto quello più grande. Però questa è la vita del quartiere, non puoi fare diversamente. Cioè tu dici quindi se in famiglia c'è qualcuno che ha fatto un errore, quell'altro farà lo stesso errore, mi sembra un po'... Diciamo che è un po', non ti dico uno stile di vita, però sei forzato alla fine. Se il papà ha avuto quel tipo di vita e vuol mantenere quel tipo di vita, insegna al figlio più grande a tramandare la cosa, diciamo. Quello è. Tu quindi, per esempio, raccontami. Io diciamo che mi sono ritrovato più che altro da solo, perché una famiglia alle spalle ce l'avevo quando ero piccolo. Però essendo di origini tunisine, i miei avevano una mentalità diversa all'inizio. Appena arrivati non vedevano con buon occhio lo stile europeo, che era un po' più libero. Anche soltanto mettere l'orecchino è stata una guerra con mio padre, solo l'orecchino. Litiga una volta, litiga due, sei stancato, vai fuori casa. E c'avevo 15 anni. Quindi da lì un giorno fuori, due giorni fuori, tre giorni fuori, ti devi adattare. La strada, quello che te da, prendi. Dicono che il problema sono i drogati, mettessero uno che controlla, uno che la notte controlla, tanto ci stanno l'NPM, le sicurezze, li pagano per tante stronzate che dicono loro al centro, però al centro li pagano. Poi magari qua no, perché a Tiracquaiotto dei ragazzini non possono più giocare. I drogati dici non li fanno giocare? No, dicono chiudo nel parco per non far entrare i drogati. E poi se vanno sompano, lo sompa pure il ragazzino. Una cosa che ci sta aiutando tanto pure il pomeriggio, là di fronte all'altro pacchetto ci viene a chiamare Pino, il signore che c'ha la palestra di Eneas. E ci porta a giocare là, fa fare partite, quella è una cosa buona. Quello sta aiutando più lui che il comune e le associazioni, torna. Ma perché scusa, se sta aperto ci deve stare qualcuno che lo controlla? Ma questo parte. Perché da qualche anno è diventato parco così, perché questa prima era una pineta. Questa prima era così, era normale, entravi, uscivi. Dall'altra parte ci stavano anche i cancelli. Ma lo chiudono con una catena, non ho capito. Sì, lo chiudono il cancelli, chiudono. Ma poi se potrebbe pure scavalcare, ma... Però io dico per i ragazzini, falli giocare. Se per i ragazzini la sera d'estate usci, metti in chioschetto, ti porterebbe pure i soldi. Ti porterebbe il guadagno. Perché no?
Oh, sei un piccolo imprenditore, sei, vedi? Non è male, però. No, non è. Però è vero che qua. Un amico nostro solo l'aprì, però poi gli hanno detto di no al comune. Un amico nostro solo l'aprì. Lì ci avranno requisiti. Perché non è male l'idea che c'è qua. Quando c'ho la licenza HCCP. Sì, c'avevi tutto, una volta c'avevi tutto, là potevi aprire tranquillamente anche chioschetto. Io vedo pure in altre zone, Villa Claudia, altre parti che dentro i parchi ci stanno i chioschetti, perché qua no? Una volta anni fa c'è stava Roberta Paninara, però poi gli hanno levato il furgoncino. C'è là, Roberta Paninara? Sì. Perché faceva buoni i panini. Perché faceva il furgoncino dei panini. Mi parite Roberta Paninara. Si chiama Roberta. Ma perché gli hanno levato? Perché faceva buoni panini. Allora funziona così, anzi, se fate i panini buoni ve levano il furgone. Il motivo non lo so perché gli hanno fatto levare, però gli hanno fatto levare da qua, poi gli hanno venuto, perché li vedono sta qua nel quartiere loro. Yeah. Questo è per dite sempre. Perché gli fa comodo. Yaser! Dovete andare piano con sti monopattini! Vedi, sti ragazzini, questo è forte a giocare a pallone, vedi, la sera dovrebbero far lasciare giocare pure il pallone. Posso provare un attimo? Un po' più dopo dei 8. Come si allunghi, fa un ma che m'allungo, m'allungo? Un po' più dopo dei 8. Questo, fai così, dai una pedalata, poi premi sopra. Ma non è modificato, però! Hanno discusso quando è stato 2-3 anni fa o 4 anni fa che ha discusso, quello è arrivato là perché per la discussione dei ragazzi, così ho sentito, quella a 38 gli ha sparato e a suo ragazzo che conoscevo, suo povero ragazzo, gli ha spappolato il cervello, quell'altro è scappato, io non sparo dire la schiena, quel ragazzo può andare arrestato, sta in carcere. Allora succedono a volte queste cose, capito? Però non vuol dire, succede ovunque, diciamo che però le zone, è normale. Ma a vederlo dico io, se arrivo, cioè sembra proprio un posto residenziale. Sì. A che livello di estetico, bello, no, dico. No, diverso dai palazzi che abbiamo visto prima, certo, quello certo. Però alla fine come a Roma non hanno ucciso quello quando hanno fatto la rapina a Roma. Ma sì, ma pure il quartiere mio, ragazzo. Alla fine. Viene naturalmente perché sta un po' di fame, un po' più persone che stanno in difficoltà, allora viene visto come degrado, però naturalmente sì, Zo Diego viene visto un po' come quartiere meno top, diciamo. È iniziato con, non so se si può dire, ho iniziato con 5 grammi di fumo per riuscire a tirare avanti la settimana, da 5 poi diventano 10, da 10 diventano 50, un Hector. La strada è quella, purtroppo, ecco perché ti dico che è difficile che un fratello più piccolo possa migliorare rispetto a quello più grande, più che altro cambia vita, perché ti ci porta, non hai altre vie, dici voglio fare un lavoro serio, comunque ti chiedono un tipo di esperienza, un tipo di studi che non puoi fare se hai un determinato tipo di vita e che ti ritrovi a vivere per strada. Quindi non, come è successo a me, per dire, volevo andare a scuola, ci provavo ad andare a scuola, però siccome dormivo fuori, mi ritrovavo a fare le 3, le 4 di mattina, dormivo quel 2 ore dove mi arrangiavo e poi dovevo andare a scuola, ho retto quanto ho retto, però... Se quel tipo di vita ti ci porta, più che altro ti porta ad aver bisogno di avere sempre quel 10 euro in tasca per mangiare, non per strafare, per il lusso, è il mangiare. Quando hai bisogno di mangiare allora sì, posso anche ti puoi pure farlo quel tipo di vita, ma se è per vivere nel lusso non ha un senso. Chi abita qua fa quello che faceva il padre, il figlio, il fratello. Non è vero. No, lui lui ha tirato fuori. Ma non è vero, ma non è vero, è una cazzata, perché comunque io non è che faccio problemi, io ho avuto mio padre, si è fatto un sacco d'anni, però comunque non ho fatto danni. Ma la scelta di chi è? La tua? La scelta è stata la mia. Appunto, cioè chi ha fatto un'altra proprio mio padre mi ha detto, mio padre fa operaio, però mio padre mi ha sempre detto, non fa queste cose perché... Giustamente, per come dovrebbe ragionare il padre, sì, è quello, però c'è stata di conseguenza pure che non ragiona in quel modo, purtroppo. Ma però poi scelte devi fare te. Esatto, quella era stata la tua scelta. E poi io ho scelto dei miei consigli buoni dei miei padri. Bravo, hai preso la parte buona di quello che ti diceva tuo padre. Sì, quello poi, però è sempre. Perché poi quello è il problema, è quando ti fa un sacco d'anni. E quello non pensi, però quando c'hai 16 anni che pensi se ti fanno vedere i soldi? A bella vita. Lo so, vabbè, quello c'è pure sta, però capito, magari io. Mi capono fa tutti. Però tu c'hai 16 anni e ragioni in questo modo, prendi un altro 16 anni e non ragiona così. Ma c'è sta chi c'è sta, ma poi c'è sta, muovendo pure i ragazzini che proprio fanno i finti gangster. È quello che purtroppo anni. Va adesso, e tu ti ritrovi magari in famiglia qualcuno che lo fa realmente, sì, ma la scia è quella. Però io vedo più, magari io vedo più vita a strada che sono più tranquilli che quelli che non vengono dalla strada. Che quelli che vengono dalla strada... Chi si viene dalla strada sa che vuol dire. Capito, allora, magari è proprio... chi non viene dalla strada è quello che si pensa che se viene ti fa bu 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 bu.
risolve il problema, non poi, è così. Però poi ti metti a ridere perché gli ridi in faccia, uno ti via così. Manco te c'è via più di tanto da pensarci, però capito, magari qua però già sai perché ci hai avuto magari, che ne so, esempi di famiglia, gente che c'è stata. Però sai che c'è? Che io non vedo tutte queste cose sbagliate qua. Qua al quartiere da generazione in generazione stanno fratelli su fratelli proprio che vengono bevuti uno dietro l'altro. Quindi sai, è toccata a me, la prima cosa che mi hanno detto, quando vai a trovare tuo fratello evita di dire certe cose perché ci sono stati episodi prima, quindi questo ti fa capire che... Io queste cose non lo so, non ho mai viste qua. Purtroppo sì, quello, ti passa qualche anno in più qua dentro e vedi, vedrai tante cose. Oh, Lillo! Ma posso fare una foto come si chiama? Una foto con Mattia. Mattia! Ma non è che è per mamma, che tu manco sai come ti chiama? E Cicalone lo segui? No. Quindi è meglio Mattia di Cicalone? Dai, andiamo, dai. Ti porto io? No. Pure l'autografo? Sì, è più mio cugino, io. E come si chiama tuo cugino? Francesco. Francesco, dai, andiamoglielo a dire, vieni con me. No. Dai, vai, yeah. Vai. Facciamo strano, dai. Io sono la cugina di Mattia, vieni, cammina. Dai, te come ti chiami? Aurora. Eh? Aurora. Questo è Lavino Anzio? Allora, qua siamo Lavigno lo Zodiaco. Comune, lo Zodiaco? Lavigno, comune di Anzio, si sa, il quartiere è un po' come tanti altri quartieri, un po' di disagio c'è. Che un po' di nomea c'è, maestro, di cose di do. Un po' di nomea, purtroppo non è che uno lo nasconde, sarebbe ipocrita a dire, sai, andate allo Zodiaco, un quartiere redisenziale, tutto bello, tutto pulito, bella gioventù, cioè i ragazzi ci sono quelli bravi, purtroppo ci sono quelli che non per colpa loro si trovano in difficoltà e magari intraprendono delle strade diverse. Tutti i pugili tuoi, ma certo, sì, parecchi. Sì. Tutti i tutti colleghi pugili. E ne mancano tanti altri. Ah, vedi qua, Caruso. Che carino qua, sì. Vedi pure che c'hanno... Con permesso, vado, vedi. Perché qua lo sai che colpisce, che te trovi sta rampa così vicino al palazzo, poi invece c'è il verde, tutto tenuto carino. Qui la vita mi fa entrare motorini. Un quartiere che il comune si sta dando da fare per riqualificarlo, spero presto si sistemi un po' tutto, non è facile, però ci si sta facendo, insomma, piano piano stanno facendo tutti i lavori, mo vi farò vedere avanti, si vedrà che già hanno messo tutte le camere, stanno facendo... Perché tutto. Quali erano i problemi che c'erano prima, quelli principali? Vabbè, problemi che giustamente è un po' disagiato, magari occupazioni delle case, avere una palestra qui, per me considera sono 8 anni che sono in questo quartiere, io sono nativo di questo paese, di Lavigno, io sono nato proprio qui a Lavigno, ho 57 anni e sono nato parte di questo paese, come si dice, parte, sono proprio, certo, li voglio bene. E vorrei tutto il bene per tutti questi ragazzi. Vengono tanti ragazzi che e tanti hanno problemi, per cui insomma già il fatto di, capisci, che non c'è lavoro, una cosa o un'altra. Vengono, problemi economici. Problemi economici, io li faccio venire in palestra e li faccio allenare. Ma faccio tanto del sociale. Ma se riesci a mantenere la palestra... magari con tanti ragazzi che non riescono a pagare il mese, per esempio. Vabbè, io ringraziando Dio avevo un'attività, l'ho venduta, ho avuto le spalle abbastanza coperte che mi sono riuscito a mantenere, più cioè, gli amatoriali che insomma sono quelli che sostengono, insomma, mi sostengono nella palestra, perché sinceramente se no sarebbe... Sono grande problema, solo agonisti sarebbe solo un problema. Dai vari campioni italiani che ho, ne ho due, sono usciti due ragazzi campioni italiani che sono proprio di questo centro, qui dello Zodiaco, è un'immensa soddisfazione. È chiaro, certo. Magari i ragazzi levati dalla strada. Levati dalla strada, un'altra vita. Ci sono, a me mi vengono, ho riciclo, io imparo il rispetto e per l'altrui per stare a mezzo alla strada, insomma. Ma c'hai avuto qualche dispiacere pure, nel senso qualche ragazzo sul quale avevi puntato tanto e che poi magari si è perso? Sì, è successo anche questo, ho avuto ragazzi che sono stati un anno, due, tre, quattro anni e dopo hanno preso la strada. No, ma perché magari ho problemi familiari, hanno cambiato
hanno cambiato casa e sono andati via. Che è successo? Ieri ho fatto l'incidente. Sì? Con la macchina? No, con lo scooter. E ti sei fatto cosa? Mi sono fratturata la clavicola. Mannaggia, ho fatto estate. E tu fai box alla palestra del maestro? Quindi motivi pure sta fermo con gli allenamenti? Eh sì, un mese col tutore. Quanti anni c'hai? 17. E da quanti anni vai alla palestra? Sono 7-8 anni da quando è aperto. E da quando eri piccolo? 10 anni. E come ti è venuto in mente andare a 10 anni? Il maestro, io stavo sempre per strada, giocavo a calcio, mi ha preso, mi ha portato in palestra e mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare quello che so. Ma qua queste sono, so, case popolari queste? Queste sono tutte case popolari, sì. No, so che la parte qui davanti sono case che... Sono state riscattate? Riscattate, so che erano private, poi il resto sono case qui, tutte case private, tutte case popolari. E com'è, tu che sei nato qua, com'è cambiato, se è cambiato Lavinio e Anzio da quando eri piccolo ad oggi? Si stanno dando da fare tanto, proprio per questa realtà che c'è. E, ripeto, stanno facendo tanti lavori e stanno riqualificando la zona. Io sono molto fiducioso di questo. Meno male, questo è un ottimo proposito. Sì, sì. E invece un'altra cosa, il fatto che è una località di mare, no? Sì. Cioè, vedi un cambiamento drastico fra il periodo estivo e il periodo invernale rispetto a quanto frequentazioni, usi, costumi, presenza delle istituzioni, non lo so. C'è un di utenza, sì, non so se si raddoppia, si quadriplica, sì, ma anche qualcosa di più, perché la città di Anzio per me sarà che poi sono di parte, è la meglio che c'è. È anche molto attiva, è molto attiva, si sta lavorando di sera. E le persone che fanno questo è perché hanno bisogno di questo, non perché vogliono far apparire il lusso, far vedere che sfoggiano orologi, collane, non è per quello. Quello arriva poi, giustamente qualche soldo in più entra e ti permette il telefono buono, l'orologio buono, ma inizialmente è per vivere, per mettere il cibo in tavola alla famiglia, a quello serve. Quindi puntare il dito subito su una persona che ha un tipo di vita, che ha passato determinate situazioni, è facile da esterno, è facile con una mamma e un papà alle spalle, così è facile. Devi vedere chi non ha nessuno e con le sue di ossa si è fatto da solo, in un modo o nell'altro. Poi a me non importa, se sei da solo per strada in un modo o nell'altro ti sei fatto, posso soltanto stringerci la mano. C'ho pure anche mio fratello. E pure lui campione italiano, siamo stati tutti e due nel 2019, tutti e due campioni italiani junior. Quanti anni c'ha tuo fratello? C'ha un anno più grosso di me, 18. Però se sta a lasciare un po' andare, ha conosciuto la ragazzetta, sta un po'. Mo vediamo. Venite, un agonista, combatti. Lorenzo. Tu sei agonista, combatti? Sì. Quanti match c'hai? Adesso 10. 10 match. C'ho 10 match, abbiamo fatto l'ultimo a luglio, fine luglio, poi diciamo siamo andati in vacanza, ora ci stiamo a preparare per i campionati regionali, ci dovrebbero stare entro novembre. Che vuoi fare nel pugilato? Qual è la massima aspirazione? La massima aspirazione è arrivare al più in alto possibile. Mo poi il sogno nel cassetto, penso, di ogni pugile, ogni ragazzo che inizia come me è sempre quello, sennò poi non inizierebbe, non andrebbe avanti, si fermerebbe al primo ostacolo. Niente, adesso cerchiamo di dar meglio, di far arrivare i primi risultati, sperando che arrivino. Noi ci proviamo, ci alleniamo tutti i giorni in palestra col maestro. Questo, fondamentalmente questo. Molto che semplice. Peso fai? 60, diciamo 60 kg, 62-63 kg. Sto all'antorno. Dopo l'estate forse un po' di più, scherzo. No, c'ha ragione, è vero, onestà, mo stiamo a cercare di scendere. È pure giusto. È giusto, giusto. Mangia un pochino di più. No, stiamo a cercare di scendere con l'alimentazione, gli allenamenti, cercando di arrivare a 60 kg precisi per fare sto torneo. Tutti io maschi? No, io, mio fratello e mia sorella. Di così sono quello più grande. Ma non ho avuto una rottura così. Con i miei da quando ero piccolo, sì. È stato. Più che altro ho spianato la strada a mio fratello, perché non essendo di mentalità aperta, i miei si sono ritrovati a combattere principalmente con me. Esco con gli amici, no, non va bene. Sto fuori a cena con gli amici, no, non va bene. Era tutta una restrizione. E da lì è iniziato lo scontro. No, io esco, non mi interessa. Violento era parecchio violento. Le persone che vengono da giù, la maggior parte sono persone che ti spiegano le cose con le mani, se non ci arrivano con le mani prendono qualcos'altro, grande o piccolo che sia, la lezione te la deve dare. E mio padre è stato uno di quelli. Da una parte lo ringrazio perché mi ha formato il carattere e quindi mi ritrovo da grande a affrontare certe situazioni grazie a quello.
dall'altro poteva essere un po' più elastico. Non mi sarei ritrovato a vivere la vita da solo, non avrei preso decisioni sbagliate. Quella è la cosa più importante: se c'è qualcuno che ti guida da dietro, le decisioni le prendi giuste, se il consiglio è giusto, ed eviti di fare determinate cavolate. Fare questo tipo di vita ti porta ad imparare anche dalle esperienze dell'altro, quindi impari da solo, devi vivere e imparare da solo. C'ho pure anche mio fratello, e pure lui campione italiano, siamo stati tutti e due nel 2019, tutti e due campioni italiani junior. Quanti anni c'ha tuo fratello? C'ha un anno più grosso di me, 18. Però si sta lasciando un po' andare, ha conosciuto la ragazzetta, sta un po'... mo' vediamo. Vabbè, uno deve fare quello che piace, soprattutto lo sport è una passione. Eh sì. Se mo' lui c'ha bisogno di questo, poi magari riprende. Eh sì, sì. Speriamo di sì. Che dire. Adattarti. Però la cosa bella è che lo racconti col cervello di un uomo, nel senso che quello che ti è successo sicuramente, visto col cervello di un ragazzo di 15 anni, c'è una cosa orribile, no? Esatto, botte, sì. Abbandono, eccetera. Ce l'hai con però il mondo intero. Però tu hai capito adesso da uomo che tuo padre era un uomo, quindi anche esatto. Lui suscettibile di poter fare un errore. Esatto. Proprio anche dato poi dalla sua cultura. Questo... Prima di essere magari un genitore, un fratello, una sorella, siamo tutti persone. È quindi molto tutti possiamo questo... sbagliare. E apprezzo quello che ha fatto, e anche io siamo stati anni senza parlarci, e ancora oggi con mia madre non parlo, sono quasi 2 anni che non ci vediamo, e prima di questo sono stati 4 anni buoni senza vederci, senza parlarci, e nel mentre sono successe cose sono stato operato, lei è stata male, mio padre è stato male, quindi nel momento del bisogno non ci siamo stati l'uno per l'altro, e ti ritrovi a sentirti un po' distaccato da tutto, quindi come se non avessi proprio una vera e propria famiglia. Oggi però mi ritrovo alla fine che quello che ho passato mi ha portato ad avere una moglie vicino e una figlia, che sto crescendo, penso, come si deve. Quindi la vita che ho passato alla fine mi ha aiutato ad arrivare a quello che sono oggi, a poter essere una persona migliore per la mia di bambina. Diciamo che gli errori alla fine questo ti servono, si impari a questo servono. Da sai che c'è quando una passione è pure un sacrificio, ma anche lo vedi più tanto come un sacrificio, no? Magari dici vabbè, rinuncio una serata con gli amici, però lo faccio perché magari domani mi devo andare a allenare, mi devo svegliare presto, o magari perché non posso mangiare, diciamo che... Magari sì, lì per lì lo soffri, però poi quando diciamo, i risultati arrivano oppure... L'ambizione è più grande sì, della l'ambizione è più grande della sofferenza, esattamente. Invece te come ti chiami? Christian. Che peso fai, Cri? Mo farò l'esordio a 69, 70. Ah, sta in fase, quella fase bella, la fase della... La junior, sì, dell'esordio. Eh sì, cioè, stanno preparando il maestro. Il pensiero al match, al debutto, come ti fa... Che pensiero ti viene in mente l'idea di debuttare? Bello, di divertirmi, di da tutto e discende soddisfatto di me perché sto a fare veramente tanto lavoro. Certo. E devo ringraziare il maestro perché è stato molto bravo con me nei miei confronti e se posso arrivare a qualcosa lo devo al maestro. Vabbè, siamo all'inizio. Siamo all'inizio, quello che succede succede. Sei un bravo ragazzo e sono sicuro faremo belle cose insieme, dai. 16. E da quanti anni fai hai girato? Da 3 anni e mezzo. In questa palestra sempre fatto sì, box? Sì. Ma ho smesso da 2 annetti perché mi è uscita la spalla, cioè ho avuto un problema alla spalla e ho smesso di farla perché mi dovevo operare. E da 3 mesetti mi sono operato, mancano ancora 4 mesetti per recuperare, per fare un po' di fisioterapia e poi si ricomincia. Tu studi? E no, ho smesso di fare scuola perché per concentrarmi di più sul pugilato. Poi non ho più ricominciato. Poi mi è successa la coda dalla spalla e ho lasciato per. A che classe hai smesso? È alla 3ª media. Quante ore ti allenavi in palestra? 4 ore, 2 la mattina e 2 di pomeriggio. Quindi dicevo, devi andare a scuola, come io ho detto a quello di prima. Sì, però era un po' una cosa più così. Io volevo mettermi un po' seriamente sul pugilato, poi mi è successa questa cosa. Però anche perché non ti piaceva studiare, immagino, perché si passano male. Eppure, però cose. Era una fatica più grande, andavo pure a studiare la mattina, mi dovevo allenare, poi un sacco di cose. Nella giornata vado la mattina a correre,
faccio un po' di allenamenti per le gambe, poi casa, esco un po' con gli amici, niente di che. Abito da 7 anni qua. E prima? Prima abitavo a Tor San Lorenzo, ai Casi Popolari. E com'era? Hai trovato differenza tra quel quartiere e questo? Sì, perché là ci stavamo tutti i parenti, tutti i cugini mia, tutti i familiari dentro quelle case popolari. Qua amici, non ci stanno più i familiari di prima. Sono zingaro rumeno. Della Romania? Sì. Però sei nato in Italia? Sì, sono nato in Italia. Qui non c'hai parenti praticamente? Sì, ce l'ho, però non tutti i cugini miei, non è che tutti. C'è sta mio zio che abita qua, mio fratello pure, e poi la famiglia mia, io, mio padre. Pochetano, praticamente sto all'Imperium Box da 4 anni e dopo, diciamo, una grandissima parentesi di arti marziali, di karate, 20 anni con un maestro, Salvatore Di Sano, che a sua volta il maestro Miguria di Roma, e che forse per qualche persona un pochetto più grande di noi si ricorderà la famosa Fiamma Yamato di Roma, via Pinerolo. E comunque la mia passione per pugilato è sempre stata da ragazzino, e ho aspettato che venisse il maestro Salvatore Sarchiodo ad aprire questa palestra, che è una cosa che va oltre i canoni della palestra, una famiglia, persone veramente tirate fuori dalla strada, e anche nonne. Io ho sempre rigato dritto perché ho avuto i genitori che mi hanno sempre ammazzato le botte, specialmente mia madre, cintura nera di judo, insomma, stiamo tutti quanti in questa famiglia, diciamo. E devo essere sincero, io adesso ho 50 anni suonati, le prendo solo da loro, quindi non è che posso dire che sono pugilato, faccio il sacco, però comunque mi ha dato sempre un motivo di stimolo. E devo ringraziare veramente Salvatore, che ha tirato in questo quartiere comunque tantissime persone che avrebbero potuto prendere delle strade veramente sbagliate. E tu, essendo un po' più grande, immagino, rispetto alla media, aiuti? Beh, allora, sì, qua sono tutti ragazzi forti, 16 anni, che comunque mi ammazzano le botte, e sono contento pure. E li vedo come dei figli, insomma, alla fine. Cioè, per uno che gli arriva gli chiedo pure scusa, anche se ce la faccio così. Però è bello questo, vedere questi ragazzi che comunque hanno un futuro, tra virgolette. Io, ringraziando il cielo, una famiglia, ho dei figli, insomma, voglio dire, quindi il mio obiettivo adesso è sempre solo prendere il botto, perché comunque non lo so. Però sono contento di questa cosa che sta facendo il maestro Sarchiodo e spero che duri, insomma. Zingaro rumeno, voglio ricominciare ad allenarmi, più forte di prima, si ritorna. E nella tua cultura poi c'è molto chiaramente la box, no? Cioè, sì, molto... sì, molti amici miei zingari, quasi tutti i cugini miei fanno pugilato, pure in Romania, pure qua, pure gli amici miei zingari, Elvis, l'altri, Cismic, che si allenano. Però poi hai sempre vissuto, diciamo, negli appartamenti? Sì, mo sono ritornato una settimana fa dalla Romania, sono stato un po' a visitare i miei cugini, la mia famiglia, e mo sono ritornato a fare la fisioterapia e si ricomincia ad allenare. Che lavoro fai adesso? Adesso quello che trovo faccio, qualunque cosa capita faccio. Chiamata in cantiere parto, chiamata a fare elettricista parto, l'unica cosa che magari non potrei non fare più è il cameriere, perché la pazienza che hai da piccolo non ce l'hai da grande. Però mi sono adattato sempre a fare di tutto, ho fatto più di un lavoro. Diciamo tutto fare. E abiti sempre qua? Sì, a Nettuno. Adesso siamo a Nettuno, siamo stati a Anzio. La vita è sempre stata... Ho abitato 2 anni a Terni, in Umbria, prima di ritornare qui a Nettuno. Siamo stati io e la mia ragazza, quella che adesso è mia moglie attuale. Siamo stati in Umbria 2 anni e lei aveva appena 18 anni. Siamo partiti per problemi che ci sono stati qui, e diciamo che è stata una fuga. Avevamo in tasca 170 euro. Siamo andati a Termini, ci siamo ritrovati la nottata lì e non sapevamo in pratica quello che dovevamo fare. Tramite il telefono sfogliavo e sono usciti fuori 2 annunci per un lavoro immediato in Umbria. Dai, facciamo i biglietti per andare in Umbria. Siamo andati in Umbria, con una settimana abbiamo messo i soldi da parte e 2 anni di vita l'abbiamo fatta lì così. Poi siamo tornati e ci abbiamo avuto la piccolina, da lì non ci siamo più mossi. Però il mondo, eccolo, è questo. Quando nasce Nettuno d'Anzio, che su posti piccolini li vive tutti, bello brutto che sia. Però ho strillato per 2 ore. Cosa bella. Allora,
A chi lo devo fare? Come si chiama? Francesco. Come si chiama? Francesco. Cicco, Francesco. Ma non è per te allora? No, è il mio cugino. Quindi a te di Matteo Paroni non te ne frega niente in sostanza? No. Ha detto che rimane dei cicalone. Tieni tesoro. Dove fa la foto? Ma non gli frega niente. Ma come così. No? Si vede tutte le puntate. Ciao cara. Scusami. Grazie. Sicura che Cicalone non ti interessa? Guarda che Cicalone è più famoso di Mattia. E vabbè. Chiama tuo cugino, chiedi. Fidati che con Cicalone è più famoso, lo chiamiamo? Tutte e due, vieni con me, vieni. Questa sa proprio a ridosso della nostra casa. E... Imperium Box, diciamo. Questa è l'Imperium Box. Eccola qui. E raccogli i ragazzi del quartiere. Ragazzi, sì. Sono occupati i trofei. Quanto d'oro? Secondo quanto d'oro? Allora, sì. Quanto d'argento? Tutte le maglie lì. E tutti i ragazzi? Dal 2011 fino al 2020, ogni anno esce fuori un campione italiano. E stando con i campioni giustamente esce sempre il campioncino. Oh, guarda che faccio! Qui questi sono. Guarda, non erano piccoli. Qui si sono promozionati. Inizi. E quello che dico sempre ai ragazzi che c'è il fratello di Giovanni, il fratello di Francesco, Giovanni Sarchiotto, che è pluricampione italiano, pesi medi, adesso è passato pro, che sta in forza al gruppo sportivo dell'esercito. E quello che dico sempre ai ragazzi, cioè lui ha dall'età di 13 anni che combatte, è arrivato all'età di 17 anni e l'ha preso l'esercito e nel gruppo sportivo, c'ha uno stipendio, caporal maggiore, insomma è per me una soddisfazione, per me è una soddisfazione per lui, e la soddisfazione mia sarebbe vedere altri ragazzetti riuscirebbero a fare quello che ha fatto Giovanni. A me mi si apre il cuore perché li vedi proprio, che li togli proprio dalla strada, in più gli imposti, gli dai un lavoro, cioè, futuro, certo. Un futuro migliore, che, quale miglior cosa di questa qui? Alla fine ho fatto stronzate che da picco non sono nato né a rubare né a ammazzare qualcuno, ho fatto cazzate che si fanno quando sei piccolo, cioè, non è che ho fatto cose... Però andavi in giro tutto il giorno e nessuno si accorgeva che andavi in giro? No, si accorgevano, però non mi davano importanza, che ne so, che ti devo. Te venivano a prendere? E il maestro, raccontami quando ti è venuto a prendere il maestro, tu? Stavo nel campetto dove ha la palestra lui, a fianco, stavo giocando e mi diceva vieni a vedere la palestra, io stavo con mio fratello, lui già si allenava là, da un mese. Mi porta in palestra, mi fa fare due figure, mi dice da domani rivieni in palestra, e così da là ho preso la strada, mi sono cominciato a allenare e sono 5-6 anni che mi alleno. Una sconfitta poi all'inizio e poi niente, poi ho avuto un periodo di fermo, dicevo, ho avuto un periodo di stop che è durato un anno e sto riprendendo adesso, poi mi sono allenato, mi sto preparando tutto il mese di agosto e... La prima riunione che è disponibile settembre-ottobre si rinizia con il match. Il periodo di stop ti posso dire? Eh sì, un po' la situazione in generale per tutti, sinceramente, un po' quello, i stimoli che si... un po' una situazione generale. Certo, vabbè, pure un po' una questione di stimoli, un po' mi ha spento. Poi sinceramente ho pure un po' una testa, mi sono dedicato pure a fare altro, dite la verità. Dicevo già dicevo a loro che comunque mi piace pure mi piace fare qualche tatuaggio ogni tanto, e quindi ho, diciamo, un po' con la scusa, col fatto che mi sono fermato un pochetto nel pugilato, ho coltivato pure quest'altra passione. Adesso mi è ritornata la fame del pugilato. Ma da quanti anni vieni qua?
qua. Beh, qua noi sono il figlio che è il proprietario, quindi te puoi immaginare che da quando abbiamo aperto. Ah, ok. Non capito, scusa. No, tranquillo. Ecco, dai. Questo è Cigalone. Ciao. Hai capito mo chi è, Davide? Ti ricordi? Dimmela, leva la mascherina. Dia verità, lo conosci? No. Non sai proprio chi è. Però fidati che secondo me tuo cugino sarà contento. Fatti la foto e è gratis. Foto, e comunque lei ha fatto. Mettiamocene qua, a favore di luce, vieni. Vai, aspetta, ecco. Ecco, con tutte e due ha detto, vai. Ah, vieni, Matti. Ti è? Ma... cioè, conosci a Mattia e non conosci a me. E c'ha precedenti? E c'ha precedenti. A me è il cugino? No, è la mamma rubata. No, perché io mi vedo i video, lei si mette vicino a me e si vede tutti i video. Ma secondo te chi è più forte, lui o lui? Ah! Ah! Saranno i garzoncini. Vabbè, Mattia va a bellezza. Ah, senti che c'è sto Cicalone, quindi? No, però gli scrivo, la dimmi, eh. Quanti anni c'hai te? Io 15. E ci vai a scuola? Sì. Finalmente. Oggi ho fatto l'esame di fisica perché è stato rimandato, è andato bene. Cicalone ci capisce di fisica? No. Se c'è bisogno di ripetizioni ti mandiamo Cicalone. Va bene, poi contatto. Contatta, mi scrivi su Instagram e mi viene. Va bene, va bene. E alla fine sono arrivato qua che ero piccolo, io prima abitavo a Roma e poi grazie insomma a sta palestra che ha aperto ci ha levato un po' tutti quanti da una strada purtroppo che ti porta a fare certe cose che magari tu anche essendo ragazzo oggi come oggi non ci pensi e quindi fai cose che magari non ti rendi conto magari a quello che possono portare e quindi la verità insomma di sto posto è stata che sta palestra un po' dei ragazzi, un po' di noi eravamo un macello, stavamo sempre tutto il giorno in mezzo alla strada. Litigavamo tutti i giorni con persone grosse, bottiglie spaccate, cose, abbiamo fatto un sacco di danni pure noi e quindi sta palestra ci ha un po', come te posso dire, ci ha un po' indirizzato a un'altra strada, insomma, a essere un po' più bravi, ci ha un po' aiutato, ci ha aiutato molto sta palestra che ha aperto a sto posto qua. E quindi... Quali erano i motivi per cui litigavate con quelli grossi qua? Quanti anni ci avevate? E noi avevamo un'età di 8 anni. Magari qua è pieno di indiani, di persone, quindi magari poi avendo un po' di problemi a casa ti sfogavi un po', insomma, capito, su certe cose che magari ti tenevi dentro e tutto quanto, poi essendo tutto un gruppo di amici, chi quello, chi quell'altro, insomma, partivano cose che non dovevano partire. Tiravamo i sassi dentro le case, facciamo un po', insomma, un sacco di casini che adesso non servono a niente, insomma, quindi... Poi ognuno andando avanti nella vita capisce i propri sbagli che ha fatto e recupera, insomma, come te posso dire, nel senso cerca a migliorare sulle cose che insomma hanno sbagliato. Io 18 appena compiuto. E ho fatto fino alla terza media, poi ho fatto il primo superiore e poi ho lasciato perdere, mi sono messo a lavorare. Ho fatto il cameriere, ancora faccio il cameriere. E ti alleni tutti i giorni? Sì, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì due volte al giorno. Mi alleno dalle 9 di mattina fino alle 11 e poi dopo il pomeriggio dalle 3 alle 6. I ragazzini quelli che mi ha raccontato te, cari te da piccolo a 7-8 anni, no? Sì. Tu li vedi in giro per il quartiere? Ragazzini che ti ricordano te come eri prima? Sì, ci sono ancora... Adesso sono arrivati dei ragazzi nuovi, insomma, che sono nomadi e quindi... È come siamo come a prima, insomma, qua. Però purtroppo io poi... Avendo avuto papà che è andato, dovuto andare a scontare una pena, abbiamo cambiato casa, mamma ha preso casa a Casello 45 e quindi noi da qua ormai non ci siamo più, capito? Sono già un anno e mezzo, un anno e qualcosa. Ah, hai cambiato quartiere? Sì, che non siamo più qua, però ogni tanto passo e ci stanno ancora certe persone sì che mi ricordano un sacco di cose e ancora oggi succedono tante cose purtroppo. E quando non ti alleni, cioè per esempio ti è capitato mai per infortunio o per qualche motivo di non allenarti, no? Sì. Ti senti, cioè quella rabbia che magari sfoghi in palestra, comunque quell'energia, te la senti invece diversa non allenandoti? Dipende su quale caso. Purtroppo io sì, sono stato alcune volte, sono stato fermo perché c'avevo un problema al piede, la caviglia, mi sono sdrogata la caviglia, sono dovuto stare 2 settimane fermo, ghiaccio. Volta, Ren, non so dove andare a fare europei, ma non ho chiamato mo a giugno per andare a fare europei nazionale, però purtroppo
non ci sono andato perché mi ero fatto male al piede. E quindi sì, purtroppo poi la rabbia magari te la porti dentro, però una volta avendo dei problemi, essendo poco capito e tutto quanto, te sfogavi, ecco, mezzo a strada, facevi cose che magari tu dicevi io la faccio, tanto che a me succede. E invece poi crescendo diventi un'altra persona, capito? Nel senso riesci a capire sbagli a che te portano, hai cose, insomma, tante cose riesci a capire. Allora, la prima notte che ho passato fuori a 15 anni, giustamente uno si chiede, a 15 anni dove vai? A 15 anni il primo posto più familiare che conoscevo era la stazione, perché tramite la scuola prendevo l'autobus vivendo fuori dal centro, in periferia, dovevo prendere l'autobus per andare a scuola. Quindi il primo posto che trovavamo per radunarci noi piccoli era la stazione, l'autobus faceva quella di fermata e ci fermavamo lì, quindi era, diciamo, una sorta di seconda casa. Nel momento in cui mi sono ritrovato fuori è stato, diciamo, quasi istintivo andare lì alla stazione, perché più o meno sapevo i punti da cui poteva venire qualcuno, un punto in cui potevo mettermi e dormire con calma, anche se alla fine non ho dormito nulla. Vado alla stazione ed erano le 2:30 di notte, non c'era un treno, non c'era un'anima, le uniche cose che c'erano a disposizione erano i tavolini del bar. Presi un tavolino, lo girai sotto sopra per aver modo di non, cioè, per non dormire direttamente a terra. Presi altri due tavolini e me li misi intorno in modo da fare scudo per non essere visto da qualcuno che passava, però eppure la notte l'ho passata con un occhio aperto come fanno i gatti. Ogni passo che sentivo era qualcuno, gente che in lontananza litigava, le bottiglie che si spaccavano, e viverla a 15 anni è pesante, perché lì in quel momento dici, ma papà dove sta? Io sono un altro tipo di zingaro, ci stanno altri zingari che a loro gli piacciono abitare dentro la roulotte perché sono fatti così, c'è la loro tradizione di stare dentro la roulotte, di girare, sempre stare in famiglia. Poi ci siamo noi, che noi non siamo proprio zingari, siamo zingari rumeni. Prima mi hai chiesto se sono stato sempre negli appartamenti di abitare. Io non ho mai abitato sulla strada, ho sempre avuto quasi, abito qua, pagamo ogni mese l'affitto e niente. Noi siamo un altro tipo di zingari, non siamo quel tipo di zingari. Ci stanno pure zingari che fanno certe cose brutte, però ci stanno pure zingari che sono un altro tipo di zingari, cioè non fanno cose brutte e cose che non si fanno. Ci ha aiutato anche, ti ho detto, tanto sta palestra, e infatti ringrazio sempre, perché Salvatore Sarchiodo per me è come il secondo padre, perché quando non c'era più mio padre stavo sempre con lui, tutti i giorni con lui, insomma sono cresciuto insieme a lui. E quindi niente, mo ci siamo trasferiti apposta proprio per non stare più qua, perché purtroppo certi posti tu sei buono, come sei una brava persona, c'è un buon cuore, però le compagnie e tanti problemi a certi posti ti portano a fare cose che magari tu dentro di te stesso non li fa, però a mente in quel momento ti dice me devo sfogare così, capito? Me lo posso dire. Capito. E quindi niente. E tu dici il nuovo quartiere dove stai invece... No, è più calmo, signore anziane, tutte... è più, come lo posso dire, è un posto di pace, insomma, capito? Invece qua era sempre, magari all'una di notte, la gente che strillava, le cose, sempre a far casino fino alle 2-3 di notte, capito? È sempre stato un quartiere un po' di tanta gente e tutti quanti, la maggior parte dei ragazzi, ma pure persone grandi, magari persone un po' ubriache e tutto quanto, facevano casino, capito? Insomma, sempre... non c'era mai tutta sta tranquillità dove ci sta adesso, capito? E quindi uno... Se girava, si vedeva un attimo del casino, capito? Non si trovava la pace, quindi... o andavi di là, tanto era la stessa cosa, andavi di là, la stessa cosa, e quindi... quando è così, devi purtroppo... o ti dedichi veramente a una cosa che magari... o a uno sport, a qualcosa che ti piace, o sennò... alla fine che fai, insomma, è quella che purtroppo poi ti porta a fare, cioè, nel senso, oltretutto che tu come core non sei una persona del genere, però poi certi sbagli, certe cose ti portano a cambiare persona. All'età di 13 anni sono andato, sto in casa famiglia, ancora esco a 18 anni. Ok. E quindi pure là mi hanno imparato un po' come funziona la vita,
mi hanno fatto andare a scuola, quello che non potevo fare prima qua, mi hanno imparato tante cose pure loro. E con la casa famiglia ci puoi andare comunque in palestra? Come funziona? Sì, sì. Vivere in casa famiglia? Mandano tipo dei permessi all'assistente sociale e gli dai i permessi per venire qua in palestra. E io tutti i giorni sto qui, sto col maestro, hanno dato affidamento al maestro e sto sempre con lui, vado a dormire a casa sua. È come un secondo padre. Però la disciplina che c'è in palestra è diversa dalla disciplina che dalle regole, diciamo, le regole della palestra, della box, sono diverse dalla regola di una casa famiglia, perché portano immagino, no? È un'altra cosa. Là ti imparano a fare letto, a pulire casa, a fare le cose da solo. Ti fanno fare dei corsi per il lavoro. Ti fanno fare tante cose, tante possibilità ti danno. Poi se tu a dire lo faccio o non lo faccio, capito? E questo è. Oltre a diventare campione del box di tutto il mondo, sì, che ti piace, se potessi dire che mi piacerebbe diventare? Un pugile a alti livelli. Oltre quello che l'avevo capito, la seconda opzione? Non saprei. Vabbè, c'è tempo per scoprirlo. Ci stanno sempre le strade. Bravo. C'è la famiglia dietro, dov'è? E giorno dopo giorno però alla fine ti forma, ti fa carattere. Quindi il primo giorno lo passi con la paura che succede qualcosa, il secondo giorno lo passi col timore che succede qualcosa e il terzo giorno diventi tu il leone, o mangi o ti mangiano. Quindi inizi a cercare un punto dove poter andare, inizi a fare le conoscenze che in teoria non dovresti fare, però sono quelle che poi ti aiutano ad andare avanti. Se non fosse stato per quello, non lo so, probabilmente avrei preso altre decisioni, non decisioni che mi portavano ad avere due soldi in tasca, ma ad andarci sotto. Perché le strade sono due: o se lascia un ragazzino a 15 anni per strada, o diventa quello che mangia, o viene mangiato, ma viene mangiato sul serio. Vai a sapere quello che gli fanno, no, quello che gli dicono. Io potessi tornare indietro, mi dicono tieni fuma, gli direte no, perché oggi so che comunque mi comporta dei problemi, potrebbe riportarmi dei problemi di salute. Però a 15 anni che ne sai, tieni. E a me mi hanno offerto quello che mi hanno offerto, ad un altro gli possono offrire qualcos'altro. E quanto ci sei stato per strada, così a dormire per strada? 6 mesi la prima volta. Poi sono tornato a casa perché a mio padre era arrivata voce che avevo trovato, passati 6 mesi, avevo trovato quel lavoretto che mi poteva portare qualche soldo, quindi ha pensato eccolo, questo ha messo la testa a posto, ma non mi porta più problemi, mentre io invece sono quel tipo di persona, sia che lavoro che non lavoro. Ho trovato quel lavoro, mi richiama e mi fa, beh dai torna a casa, parliamo, facciamo pace, succede. Tempo 2 mesi mi ritrovo un'altra volta per strada, perché discussi con il datore di lavoro, però a 15 anni basta una cavolata, non sai quello che dici. E se l'ha presa male, sei morto, sparisci, non vali niente. E io sono uno di quelli che le cose se le tiene dentro, però poi in un modo o in un altro deve sfogare. Prese e me ne sono andato un'altra volta, da lì un anno intero via. Lì per fortuna però c'erano amici, diciamo che è capitato a cavallo di una cosa che organizzavamo con gli amici. Era più o meno ottobre sì, e stavamo organizzando per prendere casa a Capodanno, quindi mi sono ritrovato per strada, però con la fortuna di avere gli amici che stavano organizzando questa cosa per prendere casa a Capodanno. Era solo Capodanno, poi alla fine ci siamo ritrovati e siamo stati là fino a febbraio. Poi da lì mi sono spostato perché abbiamo lasciato casa e sono andato a casa di un altro amico. Da lì tramite amici, un pezzo alla volta, fino ad arrivare ai 19 anni, ho trovato il primo lavoro, diciamo, serio, quello che mi sono preso e mi sono tenuto, che era come cameriere. Dal cameriere, sempre nello stesso ristorante, sono passato in pizzeria, qualche soldino da parte, la patente, presi casa. Però i problemi sono sempre lì dietro che aspettano. No, oggi sei un po' adagiata la situazione, conosci anche le persone giuste, per dire, come Alfredo, che se te danno un consiglio te lo danno per te, cercano di farti crescere. E i tuoi fratelli sono stati più fortunati? Mio fratello è stato meno fortunato di me, diciamo, per scelte di vita che ha fatto, perché si è ritrovato che lui era quello a cui stavano più dietro di tutti alla fine. Se voleva qualcosa gliela davano, doveva giocare a baseball, giocava a baseball, doveva giocare a calcio, giocava a calcio, se doveva andare a scuola, andava a scuola e andava anche bene. Però poi ho conosciuto persone sbagliate, anche lui ha preso, diciamo, quella strada che non doveva prendere e mo ne paga un po' le conseguenze. Poi più là, se si può fare, faremo una chiacchiera anche con lui, ce lo descrive meglio. Mia sorella invece ci ha avuto pure lei parecchi betti becchi con mio padre, essendo di origine tunisina è stato più che rigido con lei. Doveva uscire per andare a scuola, da scuola tornava a casa.
a casa, se io dovevo invitare un mio amico, non esisteva perché a casa c'era mia sorella. Il giorno che venne il mio amico a casa, perché gli si accostò per salutarla, questo non deve più venire a casa, è uno di quelli che a momenti gli faceva mettere il burka ed era super geloso. Questo però ha portato una conseguenza negativa, che è stata quella che mia sorella è andata via di casa perché voleva vivere la vita sua. Dice: com'è possibile? Comunque io vivo in Italia, la mia vita è questa, io non vivo come vivono giù. Non che sia tanto differente la cosa, però giù sono molto più rigidi anche sul vestiario. Rifiguriamoci sul far uscire una ragazza da sola. Lei voleva uscire con le amiche in tranquillità, come qui tutti fanno. A 16 anni anche lei, 16 anni, conobbe un ragazzo che ne aveva 32 all'epoca, quindi anche come cosa non era tanto sana. Però è riuscita a fare tutto quanto di nascosto per un annetto buono. Si sono conosciuti per caso, lei stava sul lungomare con una sua amica, passa lui e fa: oh, sai che sei veramente bella? E la colse l'attimo giusto, perché lei in quel momento era nella situazione in cui dice: non mi piaccio, guarda come sono. Passa sto ragazzo, 32 anni, guarda quanto sei bella, sei innamorata. Da lì si sono frequentati per un anno di nascosto. Lei in pratica veniva con me a scuola, scendeva alla stazione, nell'attimo in cui io mi distraevo, che perdevo tempo con i miei amici, lei via, andava con lui in macchina. E per un anno intero è stato questo, finché un giorno non se ne accorse un amico di mio padre. La cosa, diciamo, negativa del essere figli di tunisini in Italia è che tutti i tunisini che ci sono si conoscono, quindi hai mille occhi ovunque. E un giorno la videro in giro con sto ragazzo, subito glielo andarono a ridire a mio padre: guarda, ho visto tua figlia con sto ragazzo, secondo te che cosa potevano stare a fare? Per di più lei sedicenne, lui grande, si vedeva, perché poi era un ragazzo di quelli che non è, che prestava tanto attenzione all'aspetto fisico. Non prestava tanta attenzione all'aspetto fisico, era rozzo. Lametta zero, boccia zero con la lametta, sempre ingrugnito, tatuaggi addosso, il gangster della situazione in pratica era. Pure lui ha fatto una vita che ha fatto, quindi. E scopre sta cosa, gli stava a fare una faccia così. L'ha presa a casa, ci ha discusso pesante, è arrivata alle mani pure con lei. E nel mezzo si è messa pure mia madre. C'era mio fratello che era piccolino ancora, cioè aveva avuto 8 anni più o meno. Quel giorno la prese, gli montò sopra sul letto addirittura, la sdraiò sul letto e caricò. Bom, bom, bom. Non stava pensando più che magari poteva essere la figlia o poteva essere una ragazza. Lui non rifletteva, nel momento in cui perdeva la ragione non rifletteva. Chi c'aveva davanti, aveva davanti, menava. Se la prese con mia sorella e quel giorno intervenni io, lo presi di petto, lo misi fuori alla porta dicendogli: guarda, finita la situazione, basta. Pure io non ero più ragazzino, alla fine avevo 17-18 anni e non era più invivibile. Mia mamma veniva picchiata, mia sorella veniva picchiata, per di più sotto i miei occhi. Quando arrivi a un certo punto che, diciamo, non sei diventato veramente uomo, perché alla fine sei ragazzo, però quando vedi tua sorella o tua mamma che vengono picchiate, anche se a tuo padre comunque un minimo di rabbia ti viene. Lo presi di petto senza usare violenza, lo presi di peso, lo misi fuori alle porte e detto: basta, sta storia deve finire. Ha fatto quello che ha fatto, ma basta così. Lei fece la giocata di scappare di casa invece. Allora andò via qualche giorno dopo, andò via e mi chiese un aiuto. Quindi da una parte mi sento pure in colpa da quel giorno ancora. Io ero il tipo che quando stava a casa e voleva uscire di nascosto, usciva di nascosto di notte senza problemi e non mi scoprivano mai, quindi chiese aiuto a me per uscire di nascosto di casa. Erano più o meno le 3 di notte: dammi una mano, devo uscire di casa, vado via, ci sta Tony che mi aspetta giù, quello che era il suo attuale ragazzo. Lui stava giù in macchina, gli ho dato una mano, apro il portone, apro il garage, lei esce, e quello è stato l'ultimo giorno in cui vidi mia sorella. Ci siamo salutati così, anche al garage, un bacio, ciao, ciao, fatti la tua vita. Però da una parte la capivo, perché in primis io ho vissuto la situazione, ma da maschio non ero limitato in tutto. Lei che è ragazza, anche soltanto fasse una treccia, truccasse un minimo per poter uscire fuori, apprezzasse, non si poteva fare. E vivi in Italia, quella era l'ottica sbagliata di mio padre all'epoca, che poi è cambiata col tempo per fortuna. Però io, vivendola in prima persona e vedendo lei soffrire, mi sembrava la cosa giusta da fare. Apri la porta, vai, vivi, poi se il destino vorrà ci rivedremo. Non volle così e oggi ci ritroviamo che ognuno vive la sua vita. Cioè non vi siete più rivisti? Non ci siamo più rivisti, ci siamo incrociati giusto qualche volta, perché diciamo è stato sempre colpa di mio padre. Prima ha fatto quello che ha fatto e poi si è pentito del fatto che non aveva più la figlia a casa. Quindi io me lo dovevo subire tutti i giorni nervoso, incazzato e sai che c'è.
presi mia sorella un giorno e la portai a casa da lui. Quella è stata una delle volte che ci siamo rivisti, ma sono stati veramente 10 minuti contati, il tempo che l'ho presi da casa di Tony e la portai a casa da mio padre. Si sono visti, si sono abbracciati, gli ha dato il telefono e poi da lì ugualmente è sparita un'altra volta. Lei si è fatta la sua vita da quel giorno. Non l'abbiamo più avuta in famiglia, diciamo, perché lei è andata via da casa di sto ragazzo, è stata con lui 6 anni buoni, si è lasciata con lui, che ha incontrato quello che adesso è il papà del bambino, che sarebbe mio nipote ma che non conosco, quindi per chiudere in bellezza ho un nipote ma non conosco. L'unica rivalsa che ho è che ho una moglie ed ho una figlia che mi compongono la famiglia perfetta, quindi tutto quello che è servito in questa vita passata mi ha portato ad avere la perfezione oggi. Cari amici di Scuola di Botte, anche oggi vi abbiamo portato in giro Anzio, Lavinio, è tutto un comune, vi abbiamo fatto vedere quei quartieri che voi pensavate problematici, dove ovviamente qualche problema c'è sempre, ma ci sono sempre anche quelle realtà, come in questo caso la palestra, che aiutano molto il quartiere, il ragazzo, la situazione, che danno comunque sempre una possibilità di riscatto, ma anche di passare il tempo, di stare in compagnia, di imparare l'educazione, di fare tutta una serie di cose. Ciò sicuramente noi promuoviamo lo sport, ma lo sport non è l'unica cosa, c'è la musica, c'è lo studio, c'è la lettura, ci sono mille cose. Teatro. Purché non stiate lì a cazzarà, cioè questa è la cosa fondamentale, perché se state sotto casa a fumare, a bere la birra, a fare i cretini, non combinerete mai niente, e questo voi dice uno non ha mai combinato niente. Dall'Imperium Box vi salutiamo, ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato, tutti i ragazzi, il maestro Alfredo che ci ha accompagnato, tutti loro che si sono prodigati, Mattia che sta sempre con noi. Grande Mattia, poveraccio che stava al mare a prendere il sole, l'hanno scomodato. Non mi venite a dire grazie a voi in canotta. Ragazzi, guardate, Mattia sta lanciando una nuova moda. Marsupio che cinge una maglietta brutta su dei pantaloncini. Però, diciamo pure questa cosa, tutti che si devono vestire e con le marche firmate su prima di qua per darsi l'identità, noi non ci abbiamo bisogno di vestire. Assolutamente, vestiti in maniera semplice. Bisogno. A parte il freddo che ci abbiamo bisogno di 3,5 kg d'oro. Sì, però sta maglia qua pesa dai cinesi. Io ho pagato 5 euro, 50. È vero, quello perché è una passione tua loro. Bravo. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Oh, ciao, ciao ragazzi. Mi raccomando, fate sport che è importante, ok? Dai, ciao a tutti.